Se vi sentite bloccati con la velocità sulla chitarra e non capite perché, questo è il video per voi. Vi farò vedere infatti i tre motivi più comuni per cui i chitarristi non riescono ad aumentare la propria fluidità nello strumento. Comunque, per chi non mi conosce, sono Stefano Rossi, insegnante di chitarra, direttore della Scuola di Musica Dupi, e a tempo perso sento tuttora freddo pensando a cosa stavo facendo 6 anni fa. Yeah! Trovate il PDF di supporto a questa video lezione qui sotto nel primo commento. Potrete anche registrarvi al mio sito chitarradidattica.it per avere accesso a tutte le mie video lezioni gratuite. La velocità sulla chitarra è uno dei temi scottanti tra i chitarristi. C'è chi infatti sostiene che serva semplicemente spenderci un sacco di tempo, c'è chi invece pensa che sia una cosa innata e per cui neanche ci prova ad aumentare la propria velocità, e c'è chi invece si trova a essere bloccato nonostante i continui e ripetuti esercizi. In questo video metto la lente di ingrandimento su quelli che sono gli errori più comuni tra i chitarristi che mi è capitato negli anni di seguire attraverso le lezioni private, in modo tale che tutti voi possiate usufruirne e magari riuscire a sbloccarvi da questo punto di vista. Il video di oggi è sponsorizzato da Dogal, una ditta italiana che dal 1950 è specializzata nella produzione di corde per strumenti musicali. La loro selezione per chitarra elettrica comprende diverse tipologie di corde, ma le principali sono le nickel steel, le chrome steel e le mie preferite, le carbon steel. Sulla Raven che ho usato nel video di oggi monto proprio le carbon steel, scalatura 010-046. Dopo averle provate ho potuto subito apprezzare la tensione di circa 5 kg in meno esercitata da queste corde grazie alla costruzione in una lega speciale di acciaio arricchite al carbonio. Mi stanco di meno e suonano davvero benissimo. Iscrivendovi alla newsletter sul sito www.dogalstrings.it avrete la possibilità di ottenere il 20% di sconto sul vostro primo acquisto, così potrete sperimentare voi stessi le diverse tipologie di corde offerte e trovare la vostra corda preferita risparmiando sul prezzo. Ma torniamo al video. Partiamo con la prima motivazione, ossia il dito indice della mano sinistra che si alza inutilmente. Date un'occhiata a questo lick. In questo caso abbiamo eseguito semplicemente un lick sulla pentatonica minore posizione E. Per chi non sapesse di che cosa sto parlando, mi riferisco al sistema Caged. Ho già fatto diversi video a riguardo sul mio canale, andateveli a cercare. Comunque la posizione E della pentatonica minore è quella probabilmente più conosciuta da tutti quanti i chitarristi, anche da quelli che non hanno mai studiato molto bene teoria o visualizzazione. Quindi dovreste essere abbastanza a casa con questa diteggiatura. In ogni caso, attraverso questo lick è possibile vedere quello che è appunto uno degli errori più comuni in assoluto, ossia l'indice che decide di alzarsi per mantenere, diciamo, una certa geometria con il lick che ci viene suggerita appunto dalla nostra mano sinistra. Ma molto spesso questa cosa non ci dà un reale vantaggio. Come potete vedere infatti da questa immagine, se io mi concentro sul fatto di muovere il meno possibile il dito indice, anziché alzarlo ogni volta, ci guadagnerò un movimento. Potete vedere da queste immagini come io stia accentuando questo errore, così da capire esattamente di che cosa sto parlando. È probabilmente l'errore più comune che ho visto in tutti questi anni, e con un po' di pratica, concentrandosi sul fatto che il dito indice deve rimanere appoggiato proprio nei momenti in cui non serve assolutamente che si muova, riusciremo a guadagnare quella frazione di secondo che ci permetterà di aumentare la nostra velocità. Attenzione, perché nei primi momenti in cui normalmente si effettua
questo esercizio nella maniera corretta e quindi cercando di tenere giù il dito indice al posto di alzarlo ogni volta, potreste sentire una certa rigidità con la mano sinistra, perché inevitabilmente, per rimanere concentrati sul movimento, andrete a premere eccessivamente con questa mano. Di solito entro 3-4 giorni dopo averci fatto caso, questa cosa sparisce perché il movimento diventa più naturale e chiaramente riuscirete a percepire proprio il vantaggio nel fatto di non alzare il dito indice quando non è necessario. Ricordatevi chiaramente, dopo ogni esercizio di tecnica, di utilizzarlo all'interno di un'improvvisazione, per esempio questa. In questo modo studiare tecnica non diventa solo più divertente, ma riuscirete anche a trasformare in musica poi tutti gli esercizi che fate. Attenzione anche all'utilizzo della mano destra. Se rispettate correttamente la plettrata alternata all'interno di questo lick che abbiamo visto, chiaramente ne avrete un vantaggio. Ma visto che stiamo parlando di mano destra, arriviamo proprio a questo secondo lick, dove la mano destra sarà la nostra protagonista. Quando stiamo sviluppando la velocità e la fluidità, dovremo fare attenzione moltissimo proprio alla mano che sta plettrando sulle corde. Infatti molto spesso si pensa che sia la mano sinistra la responsabile della velocità, quando invece è proprio la mano plettrante che ci dà la possibilità di concatenare le note velocemente. I cambi di corda durante la plettrata alternata sono sicuramente la parte più complessa. In un lick come quello che avete potuto vedere, i cambi di corda sono piuttosto accentuati perché abbiamo un lick che si snoda lungo 3 corde e questo ci costringe chiaramente a fare particolare attenzione su mantenere questo movimento. Successivamente, quando la mano destra riuscirà a eseguire l'alternata senza più farci caso, potremo analizzare anche il cosiddetto peak slanting, ossia l'inclinazione del plettro da tenere volta per volta per facilitare il salto tra una corda e l'altra. Il lick che avete appena visto è costruito lungo una diteggiatura cosiddetta 3 note per corda e potete vedere il suo utilizzo anche all'interno di questa improvvisazione. Le diteggiature 3 note per corda sono tra le più veloci in assoluto sulla chitarra. Ho fatto un video dedicato proprio a questo argomento ancora diverso tempo fa che ha riscosso un certo successo. In ogni caso, se vi è poco chiaro come diteggiare una scala sulla chitarra, c'è un mio videocorso che si chiama Dentro la musica, che è dedicato proprio al visualizzare la teoria musicale sulla tastiera della chitarra per poi utilizzarla in ambito improvvisativo. Quindi dateci un'occhiata. Il terzo motivo principale per cui non si riesce a aumentare la propria velocità è il fatto di fare degli esercizi troppo complessi. Già quest'ultimo esercizio che abbiamo visto potrebbe essere per qualcuno di voi anche troppo difficile. E allora perché non semplificare questa cosa? Perché non renderla ancora più semplice? E fare per esempio questo lick. Questo
questo semplicissimo passaggio è costruito con il presupposto di allenare le tre principali soluzioni gestuali con la mano sinistra sulla tastiera della chitarra. La cosiddetta indice medio e mignolo stretta, quando abbiamo il semitono tono lungo la stessa corda, indice medio mignolo allargata quando abbiamo tono tono e indice anulare mignolo quando abbiamo tono e semitono. Queste sono le combinazioni di dita e di posizioni più utilizzate in assoluto, perché rispecchiano quelle che sono le geometrie tipiche nell'uso chitarristico della scala maggiore e dei suoi modi. Grazie al lick che abbiamo visto, sarà possibile quindi esercitare proprio queste tre soluzioni separatamente. Possiamo anche spezzare questo lick in maniera tale da non necessariamente farlo tutto in un'unica soluzione. Possiamo benissimo fare prima esclusivamente la posizione indice medio mignolo stretta, poi esclusivamente quella allargata, poi esclusivamente quella indice anulare mignolo. All'inizio della nostra pratica a livello tecnico può essere veramente molto utile proprio per sbloccare la mano. Contemporaneamente, controllando che la plettrata sia sempre alternata con la mano destra, potremo raggiungere anche delle velocità interessanti sulla corda singola. Chiaramente questo esercizio fatto al contrario sblocca anche un'altra combinazione. Attenzione, perché molto spesso farlo al contrario è molto più complesso di farlo in senso ascendente. È molto più difficile per la mano sinistra, ci si irrigidisce di più. Quindi non stupitevi se semplicemente tornando indietro non siete così bravi come quando andate avanti. Una volta che sapremo eseguire questa soluzione in questa posizione, possiamo spostarla nelle altre diteggiature sulla chitarra per ottenere quindi più varietà e quindi usarla magari in un'improvvisazione come questa. Provate queste soluzioni e fatemi sapere qui sotto nei commenti se le avete trovate utili, oppure fatemi sapere sempre qui sotto nei commenti qual è il vostro problema con la velocità sulla chitarra. Sono molto curioso di leggere la vostra esperienza. Spero che il video vi sia piaciuto, se così fosse mettete un like e iscrivetevi subito al canale, è il modo migliore per supportarne la crescita e per darmi anche una certa motivazione nel continuare a fornirvi queste video lezioni. Seguitemi anche su Instagram e TikTok, vi ricordo che la mia scuola di musica offre lezioni di chitarra, basso elettrico, pianoforte e canto anche online. E vi ricordo che sul sito chitarradidattica.it trovate tutte le mie video lezioni gratuite e anche i miei corsi completi, tra cui c'è anche Dentro la tecnica, in cui affrontiamo proprio la tecnica chitarristica e tutti quei piccoli suggerimenti che possono esservi utili per aumentare la vostra fluidità con lo strumento. Grazie mille dell'attenzione e ci terrei a precisare infine che essere veloci sulla chitarra non è solo questione di essere veloci perché bisogna essere veloci, ma ci dà proprio controllo sullo strumento e quindi riusciamo proprio a esprimerci meglio. Quindi se siamo più veloci siamo anche, secondo me, più espressivi. Se siete d'accordo, ditemelo qui sotto nei commenti, oppure vabbè. Ciao a tutti!